Ecco qui, abbiamo messo il naso e gli occhi all'interno dell'ex caserma Piave. È uno spazio di circa 38.000 metri quadrati e qui è bene precisare che la nostra progettualità, giusto per ulteriormente esplicitare il nostro tentativo di essere consci delle nostre potenzialità, la nostra progettualità si rifà circa a una metratura di 150 metri quadrati più gli hangar. Per entrare ulteriormente nel vivo della serata, la parola a Guido Matera che ci parlerà più nel dettaglio degli spazi sostanzialmente. Sì, a me è un pochino semplicissimo, è quello di parlare nello specifico dei luoghi che abbiamo appena visto. Sono le strutture che vedete, di cui parlavamo, sono esattamente queste. Noi le abbiamo, per semplicità, gli abbiamo dato anche una lettera, così sono facilmente riconoscibili. Nel padiglione A, chiamiamolo padiglione, in effetti è quella struttura di circa 200 metri quadrati, che è quella che avremo intenzione di dividere almeno in tre spazi. Lo spazio principale è lo spazio in cui, utilizzando in modo polifunzionale, evidentemente sarà lo spazio dell'assemblea, lo spazio della gestione comunitaria, lo spazio della partecipazione. Nello spazio A ci dovrebbe trovarci spazio anche, posto anche un bar, un servizio di ristoro. Le due stanzette alle spalle dello spazio A sono adeguate, uno per un ufficio, visto che le cose che si intendono fare in questo spazio richiedono anche l'attività di un'attività d'ufficio. Quella subito direi in parallelo è utilizzabile sia come magazzino inevitabile se si vuole tenere un servizio o anche altro. I servizi sono quelli che avete visto e mi sembrano sufficientemente chiari. Quello che possiamo dire è che sono in condizioni attualmente, secondo noi, molto molto dignitose. Dello spazio E è quello che avete anche qui, sono tutte cose che avete già visto, è quella tettoia aperta senza pareti che è all'esterno in quella piazza. È evidente a tutti che si presta solamente d'estate in un porto come Belluno a poter fare eventuali manifestazioni all'aperto. Per gli spazi BCD, lo confesso, quando noi siamo entrati nella caserma e quando avevamo parlato con Jacopo qua di fronte, evidentemente non avevamo le idee molto chiare, l'idea era di vedere che cosa c'era. A furia di lavorarci all'interno, le tre domeniche che abbiamo passato all'interno della polizia, gli hangar che sono strutture particolari, come avete visto, sono strutture anche complicate, complesse, parliamo di strutture di lamiera in cui evidentemente il caldo e il freddo sono sicuramente elementi che sono limitativi, però sono anche affascinanti nel loro utilizzo, nel loro possibile utilizzo. L'idea quindi di farne uno spazio espositivo in uno, quindi diciamo così un hangar della cultura che possa avere spazi espositivi piuttosto che forme teatrali, o nel secondo uno spazio polifunzionale in cui si possono ipotizzare alcuni sport, alcune pratiche sportive semplici da poter fare all'interno, e poi un terzo in cui si può ipotizzare una forma di laboratorio, una forma di magazzino in cui però avvengono delle cose di tipo artigianale. Fatemi pensare anche all'utilizzo che potrebbero farne i gruppi di acquisto solidale, a cui mancano spazi di magazzinaggio ma anche di lavoro comune. Parliamo, come avete capito, pur sempre di località adeguate a svolgere attività di gruppo, attività di comunità, perché questo è fondamentalmente il progetto. Io non aggiungerei nient'altro, se non che evidentemente quello che si è detto, la struttura come è oggi, la struttura come dovrà divenire, richiede una serie di interventi che in autofinanziamento, di cui evidentemente è il caso di parlare.